Buongiorno, un buon lunedì a tutti quanti, che Dio ci benedica anche questo giorno, che possiamo fare ogni cosa secondo la volontà del Signore. Questo è un grande mio desiderio e sicuramente sarà anche un vostro desiderio fare la volontà di Dio, perché ciò che facciamo per il Signore lo moltiplica. Bene, vogliamo scrivere il messaggio di oggi. Buongiorno. Lunedì. Popolo di Dio. Buon inizio. Signore grande, ed è meraviglioso. Mie cari, nella grazia stiamo fermi nella fede e vedremo i miracoli. La gloria del Signore che si manifesta in tutti noi. È stato lanciato, vogliamo accostarci alla preghiera.
Bene, grazie. Chinate il capo che è interessato alla preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Ancora grazie, Signore, come tu ci ungi dall'alto per fare la tua volontà, Signore. Grazie che non ci fai deviare né a destra né a sinistra, Signore, ci conduci sempre in quella via che tu hai prefissato attraverso il tuo figlio Gesù Cristo. Stringici forte, Signore, non mollarci mai. Fai che possiamo veramente essere accostati a te, Signore. Sì, Signore, per quel segno che tu hai fatto lasciare attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Stacci vicino, Signore, e noi vicino a te, Signore. Unici, Signore, alla tua volontà. Grazie, Padre. Ancora benedici questo inizio di settimana, Signore, quest'oggi e tutta la settimana intera, Signore. Benedicila, Signore, secondo la tua volontà, Signore. Grazie, Padre. Ungici, Signore. Ungici dall'alto, Signore, fai che possiamo veramente venire a te con più fermezza, con più amore, con più potenza, perché siamo sicuri che stando vicino a te, Signore, tutto è da guadagnare, Signore. Questo è il nostro motto, Signore, perché solo tu puoi donare quello che tu veramente hai professato mila e mila anni fa attraverso il tuo figlio Gesù Cristo. Grazie, Signore. Benedici ancora le nostre famiglie, Signore. Benedici mia moglie, Signore, benedici i miei figli, Signore, benedici ancora mia nuora, mio genero, Signore, miei nipoti, Signore, ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, benedici ancora i miei consuoceri e tutti i parenti. Grazie, Padre. Benedici ancora la vedova, Signore, benedici il carcerato, benedici gli ammalati, benedici ancora i bambini, ancora gli orfani, ancora chi non sa come cercarti, Signore, manda il tuo angelo, Signore, a rincontrarli, Signore, e a portarli verso la tua via. Grazie, Padre. Ti vogliamo ancora pregare per tutte le persone che ancora sono nella discordia, nella insinuazione di inimicizie. Signore, fai che possano trovare un'intesa secondo la volontà che tu hai messo nei nostri cuori. Grazie, Padre, ti voglio ringraziare, ti voglio lodare immensamente, Signore. Ti voglio veramente in questo momento con tutto il cuore essere sempre più a contatto con te. Grazie, Padre, ti lodo e ti ringrazio nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto e incoronato sempre in eterno. Amen. Amen, mio caro, vi abbraccio con tutto il cuore come ogni volta. E Dio ci benedica e un grande bacio a tutti. Amen.